L'inizio dell'autunno coincide con New York con la ripresa della grande vita culturale newyorkese. I due eventi maggiori di questa stagione sono il New York Film Festival, che si tiene generalmente subito dopo le grandi feste ebraiche, e l'apertura, ovviamente, sia della New York Philharmonic che dell'Opera, il Met. Tutti questi eventi avvengono al Lincoln Center, lo straordinario bacino culturale, la straordinaria istituzione costruita all'inizio degli anni 60, esattamente dove Robert Wise e Jerome Robbins ambientarono e girarono West Side Story. Si sono proprio quegli ambienti un po' poveri, un po' desolati, estremamente popolari, che sono stati reinventati completamente, facendo di quella zona dell'Upper West Side uno dei punti più interessanti culturalmente non solo di New York ma del mondo intero. C'è una grande differenza tra un'apertura al Met e un'apertura alla Scala o al San Carlo in una delle grandi opere europee, perché da un lato si tiene molto a un atteggiamento meno impegnativo, meno istituzionale, meno di sfoggio, da un altro lato c'è il parallelo esibire di un'acquisizione di una realtà culturale ormai consolidata. In poche parole, non è importante come si va vestiti, non è importante dove ci si siede, è importante dire che anche New York è un tempio della musica lirica. Il Met comincia a essere operativo a metà degli anni 60, la prima opera messa in scena è La fanciulla del West di Puccini, e quest'anno l'apertura è affidata a Tristano e Isotta di Richard Wagner, a cui farà seguito il giorno dopo, questo è un dettaglio importante, il Don Giovanni di Mozart, e due giorni dopo, ancora una volta, Puccini con la Bohème. Sottolineo questo elemento per dire come uno degli elementi di forza di questa straordinaria realtà culturale è il proporre tanti spettacoli, molti più spettacoli di quanto propone per esempio la Scala, riuscendo nello stesso tempo a proporli un giorno dopo l'altro. Questo è dovuto a una straordinaria organizzazione, ovviamente, ma anche agli spazi enormi che consentono di avere dei set rotanti e che possono dare la possibilità di allestire in un solo giorno un'intera nuova opera. Questo è ovviamente dovuto anche al fatto che il Met è stato costruito appunto 50 anni fa, a differenza del San Carlo che è un teatro settecentesco, della Scala che è un teatro ottocentesco. Ma c'è un altro elemento. Ecco, New York punta sulla qualità della proposta certamente, si sono visti allestimenti meravigliosi in questi 50 anni, ma anche sulla quantità. E questo è dovuto anche per una concezione newyorkcentrica dell'esistenza, come a dire qui prima o poi passa tutto se non viene generato tutto. Il direttore attuale Peter Gelb, che dirige il Met da una quindicina d'anni, ha cercato di svecchiare sin da quando è arrivato la proposta culturale, meno tradizione e più innovazione, senza tuttavia invadere quello che per anni ha fatto il teatro accanto, sempre al Lincoln Center, cioè il New York City Opera. Una delle innovazioni più clamorose degli ultimi tempi è l'aver nominato proprio nei mesi scorsi, a giugno, un giovanissimo direttore, qualcosa di totalmente inedito. Pensate che il nuovo direttore, il nuovo conduttore dell'opera è un 41enne di origine canadese, il suo nome è Yannick Nézet-Séguin, e il suo arrivo è stato preso da un lato con entusiasmo per la scelta coraggiosa e da un altro lato inevitabilmente con tante domande: riuscirà a gestire non solo culturalmente, non solo musicalmente, ma politicamente una macchina complicata e difficile e assolutamente controversa come un'opera lirica. Chi è appassionato di opera, chi è addirittura studioso, sa che il Met ha delle caratteristiche uniche, un'acustica straordinaria, una tecnologia per esempio nei sottotitoli che consente di vedere sin da molti anni, anche per chi non parla l'inglese o l'italiano, nel caso di moltissime opere, di seguire in diretta cosa succede. Ma c'è anche un altro elemento, il Metropolitan è un teatro estremamente grande, questo obbliga i cantanti ad uno sforzo vocale ben più grande di quello che devono mettere in atto in altri teatri, per intenderci grande più del doppio della Scala. Come sappiamo, New York è una meta del turismo, quindi c'è un turismo colto, intellettuale, che va all'opera e va a vedere cosa succede al Met. Questa è un'altra differenza abbastanza notevole con quello che succede per esempio alla Scala, dove certamente ci sono anche dei visitatori oltre che i milanesi, o lo stesso Napoli con il San Carlo. E poi c'è una riflessione finale da fare. A New York anche la straordinaria apertura dell'opera, anche quello che succede parallelamente alla New York Philharmonic o al Lincoln Center,
con il New York Film Festival, è solo uno dei tanti eventi. Questa è una città dove ci si può sentire re per una notte, sapendo che immediatamente dopo quello che hai fatto, anche se è bello, anche se è importante, anche se è unico, viene in qualche modo diluito da tantissimi altri eventi di uguale importanza. Un saluto da Central Park West.